Salve a tutti, finalmente è finita la scuola. Non siete contenti? Nessuno? Non siete contenti che siano iniziate le vacanze estive? Vabbè, stavolta pubblico la prima recensione di un film sul mio canale. Ho deciso questo film perché di recente su Netflix è uscita una serie basata su questo film che attualmente sto guardando e di cui parlerò. Sto parlando ovviamente di Snowpiercer. La pellicola è diretta da Bong Joon-ho, regista sudcoreano diventato recentemente famoso per la vittoria del suo Parasite agli Oscar 2020. Il film è basato su una graphic novel francese chiamata Le Transpersonnages. Spero averla pronunciata bene, non vorrei deludere la mia prof di francese delle medie. Ed è ambientato in un futuro distopico. La sua trama è che viene fatto un esperimento per contrastare il riscaldamento globale. E qualche secondo dopo vediamo il pianeta congelato. Beh, direi che ha funzionato. Un'estinzione di massa ha annientato la razza umana e tutta la vita sulla Terra. E solo i sopravvissuti vivono in un treno di 1001 carrozze che si muove ininterrottamente intorno al mondo. Come nella società attuale, la popolazione del treno è divisa in classi sociali. Quei ricchi che vivono beatamente in testa e i poveri, nel fondo, in condizioni simili ai deportati ad Auschwitz. Sempre meglio di come sono gli Stati Uniti ora. La storia segue la rivoluzione dei poveri, ma guardo un po' che somiglianze, intenzionati a ribellarsi al dominio dei ricchi, che parte dal fondo fino alla locomotiva, gestita dal signor Wilford, il creatore del treno. Visto dai ricchi come un salvatore o una figura divina e dai poveri come un essere malvagio. Mi sembra familiare, siamo sicuri che non abbia un gemello col parrucchino? Snowpiercer per me è un film ben fatto, perfettamente atroce e crudo, mette in mostra le ingiustizie presenti nella società attuale con durezza e violenza. Per tutto il film sono presenti scene forti e talvolta brutali, che si adattano bene al contesto della rivoluzione e del futuro distopico post-apocalittico. È un buon film per famiglie da vedere con tuo figlio di 5 anni. Se vuoi che tuo figlio, non capendo il vero messaggio del film e il suo significato, impazzisca diventando un bruto violento. Il film è capace di farti provare forti emozioni, colpendoti con la sua durezza e facendoti provare empatia per i suoi personaggi. Il viaggio dei protagonisti della coda alla testa del treno è ansiogeno e ricco di tensione. Non si sa cosa c'è davanti, se è qualcosa di tranquillo o di pericoloso, e questo ti permette di empatizzare con i protagonisti mentre procedono scoprendo nuove cose sul treno. Mi ricordo che quando l'ho visto l'ultima volta, ricordavo che c'era un punto in cui per loro le cose andavano di male in peggio, una scena veramente violenta che dall'inizio della rivoluzione temevo che arrivasse. Quando quel momento è arrivato io ho pensato qualcosa tipo, oh no, ora succede un casino. E così fu. Penso hanno dovuto fare scelte difficili in momenti in cui la posta in gioco era alta. Inoltre non puoi mai essere certo se qualcuno sopravviverà o no. In tutto il film è presente quell'angoscia sul fatto che praticamente chiunque potrebbe morire. E parlando dei personaggi, devo dire che sono ben fatti. Tutti gli attori recitano bene e stanno perfettamente nella parte. Il protagonista, Steve Rogers, volevo dire Curtis, l'ho veramente apprezzato. La caratterizzazione del personaggio è ben curata e mi è piaciuto il suo carisma. Essendo il leader della rivoluzione, la sua figura deve essere carismatica, ma allo stesso tempo lui non vuole essere a capo del treno una volta soppiantato Wilford, ma metterà a capo il saggio capo spirituale Gillian, ritenendolo più degno di lui per quel ruolo e non per pigrizia. E verso la fine del film scopriamo qualcosa di oscuro su di lui, non vi dico cosa, che lo rende ancora più interessante. Oltre a Chris Evans, in Snowpiercer è presente Tilda Swinton, che il suo ruolo è incredibile, la performance dell'attrice è perfetta per il suo personaggio, terrificante come una vecchia professoressa d'inglese, ma allo stesso tempo codarda. Di certo non fa il tifo per il suo personaggio. Non lo apprezzi, ma l'attrice è bravissima nel ruolo. Un altro personaggio, tra virgolette, del film è proprio il treno. Lo Snowpiercer lo scopri man mano che si procede con la narrazione. L'esplorazione del treno avviene con calma, ma permette di essere interessati alla storia. Il
Il treno non è solo un mezzo di trasporto qua, ma è un'arca, è il mondo intero. In quanto tale contiene tutto ciò che possiamo trovare nella nostra società. Alcune carrozze sono dedicate all'agricoltura, altre all'allevamento di pesci e bestiame, altre sono scuole, in quelle del Fo dove vivono imprigionati i poveri, come i deportati nei campi di concentramento. Alcune sono ristoranti e discoteche, e alcune sono piscine e saune. Cosa? Il mondo è finito, ci sono i poveri che vivono oppressi nel fondo, soggiogati al dominio dei ricchi, che possono permettersi di andare in piscina e alla sauna mentre fuori c'è un'era glaciale. Questa sì che si chiama ingiustizia. E a proposito di ciò, il film la rappresenta superbamente. L'intero film ricostruisce bene la società attuale. Il trend, infatti, è una specie di piramide sociale in orizzontale. Procedendo verso avanti, le condizioni di vita migliorano, come se si passasse dai paesi poveri a quelli ricchi. Nel fondo c'è poca luce e molto buio, mentre la testa del treno è illuminata e colorata. Questo cambio dell'illuminazione della fotografia ha un significato, secondo me. I poveri vivono all'ombra della società, mentre i ricchi vivono nella luce della prosperità. Tutti però sono imprigionati insieme nello stesso treno. Anche l'umanità è imprigionata, ma non in un treno, ma sulla Terra. Il nostro caro pianeta è sia la nostra prigione che la nostra casa. Saremmo pure divisi in guerra tra di noi, ma viviamo tutti sullo stesso pianeta. Chi non vuole spoiler sul film esca ora, visto che tra poco ne parlerò. Questo è un film che consiglio assolutamente. Non è un film che punta alla spettacolarità e neanche un film adatto a tutti, ma è fatto veramente bene, capace di emozionare e con profonde tematiche sociopolitiche, a cui credo che darò un 9. Se vi è piaciuta la mia recensione di Snowpiercer, mettete like e condividete. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvii. Sì. Ci vediamo un'altra volta per un altro video. Per chi ha visto il film, o per chi se ne frega degli spoiler, alla fine del film lo Snowpiercer viene distrutto da una valanga. Tutti quanti i personaggi, poveri o ricchi, sono morti, così come tutti gli altri passeggeri sul treno. Sono sopravvissuti solamente questi due bambini che escono fuori dal treno, scoprendo che è possibile vivere fuori e che c'è ancora vita. C'è un orso polare sopravvissuto alla glaciazione che li guarda da lontano. La Terra non è morta. Ai bambini all'interno del treno veniva insegnato che non c'è vita al di fuori e che se uscissero morirebbero. Ma la vita sta effettivamente tornando, dimostrando che uno dei personaggi, che credeva che il ghiaccio si stesse sciogliendo, aveva ragione. Nel corso del film viene continuamente detto che lo Snowpiercer è eterno e che non si fermerà mai, ma alla fine viene distrutto dall'unica cosa veramente eterna, la natura. L'umanità e tutte le sue creazioni non sono eterne. L'unica umanità rimasta sono due bambini che scoprono il mondo esterno per la prima volta, essendo nati sul treno. Pertanto, per loro, il treno era il mondo, un mondo claustrofobico, senza mai sapere com'era il mondo vero. E ora il loro mondo è stato distrutto. Sono come alieni su un altro pianeta. Questo è un riferimento al mito della caverna di Platone, che non mi va di spiegare. A questo punto viene a chiedersi se sopravviveranno. La razza umana continuerà ad esistere. Il film vuole farci intendere che loro siano nuovi Adamo ed Eva, o roba del genere. Ma sono ragazzini, una ha 17 anni, l'altro 5. Per loro quello è un mondo alieno e ostile. E quell'orso polare mi sembra affamato. C'è la faccia di chi ha rifiutato una prelibatezza, forse pizza, o hot dog, o bambini. Che guardone di orso polare. Ironicamente, una specie che noi umani abbiamo messo sull'orlo dell'estinzione è sopravvissuta a noi e potrebbe vendicarsi. Secondo me, in questo film, la razza umana è finita, è destinata ad estinguersi, a meno che non siano sopravvissuti altri umani. Spero vi sia piaciuta la mia recensione di Snowpiercer. Per voi che siete arrivati alla parte spoiler, se vi interessa approfondire di più il significato del film, vi lascio dei link in descrizione. Purtroppo non è possibile parlarne bene senza fare un video di mezz'ora, per quanto è complesso il significato del film, ma già vi dico che non incita al comunismo, come potrebbe sembrare, e che i dittatori e i ribelli sono due facce della stessa medaglia. Ci rivediamo la prossima volta con un altro video.